It's me, motherfucker. Buongiorno a tutti, questo è il risveglio di oggi qui a Kagoshima. È tutto bianco. Sono le lacrime del Signore queste, congelate dal freddo. Kagoshima, il freddo che, ma che nevica, è molto raro. Difatti l'ultima volta, incredibilmente e paradossalmente, è stato 7 anni fa, lo stesso identico giorno di oggi. Ehi, è entrato, questa è la macchina che, vabbè, forse non si apre nemmeno. Comunque dà segni di vita ancora, quindi è viva, è viva. Qui c'è lo scooter, ovviamente non ho intenzione di salirci e utilizzarlo oggi per andare al lavoro, perciò mi toccherà andare a piedi e di farmi ben 30-40 minuti a piedi. Mi va bene, forse un po' di più con questo freddo. Mi sono allontanato di casa di all'incirca 400 metri e qua ancora la situazione è sostenibile, si può camminare. Siamo anche su una strada abbastanza piatta. Mi sa che oggi caricherò un video diverso. Io che vado al lavoro e ne approfitterei per fare anche una chiacchierata con voi. Che ne dite? Vi piace l'idea? In stile Federico Norsa. Stavo scivolando comunque. Ho l'action mode attivato, quindi dovrebbe essere stabilizzato il video. E probabilmente lo scattino non si è visto, io che accidentalmente stavo per sbattere la faccia a terra, però poi mi sono ripreso, chissà, lo vedrò poi in post production. Qui c'è una scuola, che non vi dico qual è, se no poi mi stalkerate. Beh, non so come siete voi, è schifo. Questa qui è una zona abbastanza, è una via di mezzo tra la città e la periferia. Oddio, mi ha ammazzato. Oh, di nuovo. Ma già. Agli autobus comunque ci sono. Sono pieni di persone. Sono pieni di persone, ovviamente. Hanno le catene? Hanno le catene. Ovviamente. Ci faccio domande idiote. Cioè, il discorso è questo. Adesso vi voglio fare una piccola critica. Allora, ovviamente si aspettavano che, diciamo, questa settimana sarebbe stata super fredda. Ad esempio oggi tocchiamo meno 4 gradi, cioè la minima è meno 4. Aspettandosi ciò e anche la nevicata dovrebbe essere, speriamo, essere passata, cioè ieri, la giornata di ieri e stanotte. Però aspettandosi appunto la nevicata, avrebbero tranquillamente potuto, che ne so, chiudere le scuole. Ora, di fatto alcune scuole sono chiuse, altre no. O comunque anche chiudere alcuni servizi, cioè non, o magari per l'azienda, ad esempio, in cui lavoro io, che ha a che fare con bambini, di cominciare. È l'azienda appunto per cui lavoro io, che ha a che fare con bambini, e di conseguenza diciamo buona parte delle scuole sono chiuse, quindi se non vengono i bambini una parte, una divisione della mia azienda non lavora, che attualmente è quella anche in cui mi trovo io, perché non semplicemente prendersi un giorno libero ed evitarci appunto questa rottura di coglioni. E invece ci mancherebbe che da noi facciano una cosa del genere, soprattutto mi verrebbe da dire da noi, che neanche nei giorni di festa nazionale non chiudiamo. Abbiamo 2 giorni liberi a settimana e basta. E poi 3 giorni, mi pare, a Capodanno. Fine, basta. È abbastanza ridicolo e spaventosamente ridicolo, ma è una realtà questa. Mi metto a fare paragoni con i lavori che facevo in Italia, nelle condizioni in cui facevo l'Italia. Ma questa non è l'Italia, qui diciamo un altro paese. Perciò non è che, visto che è il Giappone non l'Italia, uno non deve lamentare magari delle situazioni di disagio che ci sono. Il fatto che in Italia le cose siano ancora peggio, cioè, dovrebbe essere il motivo per una lamentela maggiore. Vabbè, comunque non è che la gente non si lamenti, lo fa, però
che le cose cambino oppure no, quello è un altro discorso. Quindi niente, mi ritrovo a dover andare al lavoro, ho uscito di casa un'ora prima a fare attenzione, però io diciamo cerco di guardare il lato positivo. Se non mi fossi trovato in questa situazione sicuramente non avrei fatto questo video e non sarei oggi con voi a raccontarvi le mie minchiate. Più che altro ho bisogno di qualche momento un po' dinamico, cioè non è che c'è qualche macchina che scivola in veste mentre io sto camminando qui, no, vero? Beh, adesso sto scendendo per questa strada, ci hanno ancora altri 300 metri di discesa e poi entrerò nella strada principale, una strada a 3-4 corsi, abbastanza grande. Ok, vi giuro che sarà l'ultimo commento sulla mano congelata. Ho avuto difficoltà a mettermi il guanto, non mi si muovevano le dita, incredibile. Vabbè, onestamente non ricordo bene il discorso che sto facendo poco fa, era legato al lavoro, ma mi pare di averlo già concluso, ecco. Questa città non è Sapporo, quindi non siamo al nord del Giappone, non siamo abituati a tutta questa neve, è raro. Perciò voglio dire, la gente non prende le precauzioni, quali ad esempio mettere le catene nelle ruote, non so se ce ne siano altre poi effettivamente, appunto perché anch'io, essendo siciliano, non sono abituato a questo tempo, neanche in Sicilia, raro. Adesso non so com'è la situazione, l'ultima volta che ho sentito parlare del meteo riguardo la mia città, Messina, c'erano gli uragani che io in 20 anni, oltre 20 anni, non ho mai visto. Però vabbè, comunque, come non ero abituato io agli uragani a Messina, neanche qui a Kagoshima non siamo abituati alla neve, quindi ci va. Perciò ce la godiamo. Vedete, qua la gente saluta. Mi salutano. E io mi ricordo quando ero figliolo, la gente ancora salutava per strada. Siamo arrivati alla fine di quella salita, però nel mio caso di discesa, perché la stavo scendendo, che vi dicevo poco fa. Ancora non sono caduto, quindi numero di cadute 0. Possiamo completare questa missione con 0 death. Io lavoro vicino alla stazione centrale, non c'è niente interessante a Kagoshima, mi dispiace, qui non siamo a Tokyo, non c'è niente a Akihabara, non ci sono africani che vi vendono serate da dubbio gusto. Rocce giapponesi. Avevo sbattuto contro questo palo per fare la minchiata. Wish Corporation, l'azienda dei desideri. Prima esprimere un desiderio. Speriamo che qualcuno investa, che ci sia un incidente così che possa riprendere e fare chiuso. Grazie. Effettivamente i condizionatori d'aria adesso, come ora, ci servono, fa caldo. Sono abbastanza sicuro che questo suono l'abbiate già sentito. Questo qui, oddio, sto scivolando. Questo qui è il suono dei semafori verdi per i non vedenti. Si sente? Pi 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 pi. Questo incrocio, forse se siete bravi avete occhio per la qualità. L'avrete notato nel video, quello fatto, quello lì col dinosauro, l'attacco del dinosauro, che era poi un mio amico americano. E questo qui non è l'incrocio di Shibuya, però è un incrocio abbastanza attraversato dagli automobilisti, perché si incrociano appunto queste due strade. Questa qui è quella lì. Se lo dico in giapponese probabilmente non capite, ma per andare a cercare vi ammazzo, che è là. Questa qui dovrebbe essere la Sangosen. Quindi, no, non ve lo traduco. Quella lì, la Jugosen. La vedete quella ruota panoramica? Quella ruota panoramica si trova proprio all'interno di quell'edificio, quel centro commerciale, che infatti non è che la stazione centrale, e i treni e degli autobus anche. Ma è in funzione? Ma sono pazzi, in funzione? Sì. Ma che fa? E sale?
sta spargendo qualcosa, probabilmente sale. E ne facevamo una picchia di spaghetti con l'aglio e l'olio. Qui, come vedere, è un fiume, è un canale in realtà. Ma è un fiume? Un canale? Non lo so, vediamo un river, quindi è un fiume. E mi è fatto piacere farvi compagnia per, non so, questa mezz'oretta, forse riusciremo a tirar fuori una mezz'oretta di video. O 20 minuti, chissà. Ma come state? Che mi raccontate? Parlatemi un po' di voi. Solamente io sono rimasto a vedere questo video fino alla fine. Risponderò a queste mie domande. E riserverò il mio cuoricino sul commento. Goodbye.